Benvenuti a tutti, questo è A Tu per TV, io sono Giovanni Brescacin, siamo qui oggi insieme a Riccardo Galetti, il mio conconduttore, con il professor Andrea Quartarone dell'Università Bocconi e il nostro ospite speciale della puntata che è Sara San. Sara San, vabbè. Teniamola, non tagliamola, andiamo avanti. Il nostro programma prevede sempre per gli ospiti di iniziare con un'autopresentazione, quindi professor Quartarone le lascio, come si suol dire, la parola. Grazie signor Brescacin, vedi che è tutto metodo. Iniziamo bene. Io sono Andrea Quartarone, sono docente di televisione all'Università Bocconi, al triennio CLEAC BIMAC, con un corso aperto anche agli studenti stranieri, insegno Television and Culture, cioè analisi metodo critica della televisione, della comunicazione televisiva, dei contenuti televisivi nel loro rapporto con la società, di reciproca influenza, la società nei confronti della televisione, la televisione nei confronti della società, intersecando ovviamente cultura, politica, storia, economia. Al biennio ACME insegno Television, management strategico dell'industria televisiva, e al master MAMA di SDA, Arts and Digital Media. Prima di tutto questo, se non altro in ordine cronologico, io però sono autore televisivo e creative producer. Io sono un ex studente CLEAC, mi sono iscritto al CLEAC avendo in testa di diventare, non mi chiedete bene perché, scrittore, una cosa che molto mi sarebbe piaciuta. Mi pareva che fare il CLEAC mi permettesse poi di andare a lavorare in una casa editrice e poi pubblicare i miei stessi libri. Capite che il piano era ambizioso e destinato a fallire. Circolo. Al principio, a un certo punto ho seguito il corso di televisione al triennio, quello in cui ora insegno io, allora tenuto dal professor Romano Frassa, oggi collega e amico, e lì ho cambiato idea sul mio futuro e ho avuto il grande, e ho ancora il grande, grandissimo piacere di fare l'autore e il producer televisivo con grande soddisfazione. Allora, dopo questa presentazione io direi di introdurre il primo argomento comunque di questa prima puntata, e volevamo parlare del cambio generazionale che sta avvenendo sia nei confronti della televisione ma anche nell'approccio proprio da parte dei giovani, soprattutto con appunto serie televisive, ma anche film e programmi stessi. Sappiamo che al giorno d'oggi ormai ci sono moltissime piattaforme, non c'è più la televisione tradizionale, anzi molto spesso i giovani sono molto distanti proprio ormai dalla televisione in quanto tale, cioè la televisione tradizionale, e volevo chiederle, dalla sua esperienza, visto che lavora appunto in questo mondo, se lei ritiene che la televisione stia compiendo dei cambiamenti per sottostare a questo cambio generazionale, e se sta avvenendo, come sta avvenendo questo cambio, diciamo, del paradigma televisivo. Bella domanda. Allora, cominciamo col dire una cosa, che abbiamo per molto tempo definito televisione, contenuto televisivo, tutto quello che passava attraverso lo schermo, e per 60 anni ci è andata bene perché lo schermo era quella roba lì, lo vedevi. Bisogna, ma così già si sta facendo, cambiare criterio di definizione del mezzo. Il mezzo non è più definito dall'oggetto, dal device, il televisore, è definito dalla tipologia di contenuto. Quindi la buona notizia per quelli che fanno televisione è che la televisione è più in forma che mai, e che ha nel pubblico giovanile, nel pubblico di giovani, un pubblico di giovani che guarda la televisione molto più di quanto non la guardassero i giovani di un tempo. Poi non la guardano più nello schermo televisivo, ma per l'industria è totalmente rilevante. Che tu la guardi su Netflix, su Amazon, su HBO, purché la si guardi. Quindi la televisione, cioè più che reagire all'arrivo, alla definizione di una nuova generazione di pubblico, che come tutte le nuove generazioni di pubblico
che nel tempo si sono affacciate allo schermo televisivo, ovviamente delle caratteristiche proprie, più che reagire a questo, diciamo che vi è una coerenza concettuale fra le nuove abitudini di consumo del pubblico giovane e la nuova televisione, che è sempre televisione, però. Anzi, devo anche aggiungere una cosa, che un dato statistico, ma giusto per dare un po' la dimensione del fenomeno, complice il fatto che queste piattaforme streaming offrono molti contenuti a prezzi in realtà ragionevolissimi, perché adesso Netflix 4 schermi 4K quanto costa? 16? 18? Non mi ricordo. 16 euro. Sì. 16 euro, però a 4 utenze, per cui in realtà sono 4 euro al mese se te lo dividi con gli amici o se lo dividi tra i tuoi familiari. Cioè, per 4 euro al mese avere un catalogo del genere è una roba pazzesca. Bene. Gli adolescenti di oggi e gli young adult di oggi, grazie a queste politiche di prezzo molto interessante, si affidano alla pirateria infinitamente meno che in passato. 20 anni fa, quando in quel tot d'anni che è andato tra una diffusione ragionevole di internet, possibilmente con delle velocità consone allo scaricamento con i servizi peer-to-peer, fino all'arrivo delle tecnologie streaming, la pirateria fu un tema molto grosso per l'industria, non soltanto quella televisiva, anche quella musicale. Poi sono arrivate le piattaforme che hanno, non dico risolto del tutto, e forse ci sono ancora ampi margini di miglioramento, però hanno sicuramente ridotto di molto il fenomeno. Ecco, solo per dire che la televisione è più in forma che mai. C'è un libro molto interessante del 2015 di Wolf, che è un giornalista che scrive di politica e di media. Nel 2015, se non sbaglio, se no è il 16, chiedo scusa, pubblica un libro dal titolo Television is the New Television. Devo dire che, proprio per fare una recensione non richiesta, il libro in sé poi, diciamo, non è che proprio abbia lo standing del titolo. Il titolo è un pochettino più, diciamo, forte del contenuto poi che introduce. Però ha ragione. Television is the new television. Television is the new television perché ancora, se lo si guarda anche solo sul cellulare, su Netflix, è sempre una serie TV, si chiama serie TV non a caso. Poi il punto dell'autore Wolf era che quando le piattaforme di social e digital media hanno cominciato a diffondersi, tutti nell'industria televisiva, in molti, hanno pensato che questa cosa potesse in qualche modo mangiare l'industria televisiva. Però poi alla fine, da YouTube a Facebook a Instagram, in qualche modo si stanno armando di professionalità televisive. Cioè, più che mangiare l'attenzione, diciamo, fino ad allora riservata da una certa parte di pubblico alla televisione, un po' molta erosione c'è stata di questa attenzione, però ancora, per giocare quella partita, Facebook e YouTube si sono messi, hanno avuto intenzione, ci hanno provato, poi hanno smesso, poi hanno ricominciato, qua c'è uno storytelling complicatissimo in cui non entriamo, hanno provato a fare televisione. Cioè, per vincere la televisione si fa la televisione. Quindi un po' come Quibi. Pardon? Quindi come Quibi, che ha provato a usare queste piattaforme, a emulare il loro modello. Beh, ma Bibù, cioè, noi viviamo in un mondo in cui il mondo digitale è il mondo della replicabilità e della produzione su larga scala con costi moderati. Questo non significa soltanto che, questo lo dicono le teorie economiche, il costo di produzione di un episodio di Stranger Things, per dire una roba su Netflix, il costo di produzione di quell'episodio è lo stesso della vecchia televisione, ma la vecchia televisione aveva poi dei costi di distribuzione, tra le altre cose, infrastrutture, antenne, satelliti, eccetera. Adesso
i costi delle copie dalla seconda all'infinito sono infinitamente più piccoli. Ancora ci sono, però nel calcolo di questi costi ci sta la parte di banda occupata dalla trasmissione del filmato, l'algoritmo che sta dietro Netflix. Però in generale viviamo in un mondo di facile ed economica replicabilità e distribuzione. Ma questa replicabilità e distribuzione economica è anche concettuale. Cioè, viviamo in un mondo in cui Zuckerberg prova a comprare Snapchat, non ci riesce, e in tutta risposta rifà Snapchat dentro Instagram. Ok. Da cui viviamo in un mondo di commistioni, di tentativi, di strade prese e qualche volta anche, come dire, di fallimenti, non soltanto di vittorie. Però sono anni interessantissimi, anche perché, e poi mi taccio, scusatemi, la televisione per davvero, la buona vecchia televisione, quella col tubo catodico, quella con lo schermo televisivo, è rimasta uguale a se stessa per 60 anni. Uguale, identica, a livello di modelli di business, i linguaggi, certo, sono cambiati nel tempo, ci mancherebbe, però alla fine quella roba era o advertising oppure pay TV, subscription, ma non per vedere quello che vuoi quando vuoi, ma per vederti Sky, il satellite, con suo palinsesto di contenuti specialissimi. Poi negli ultimi 15 anni c'è stata la rivoluzione, ed è stata una rivoluzione velocissima. Sono anni, io al corso al biennio, quello di management strategico televisivo, cioè io lo utilizzo quel corso anche come cartina tornasole per i cambiamenti nel settore televisivo. Ci sono intere lezioni che negli anni ho tenuto e che so che 4 anni fa, 5 anni fa tenevo e che ora non tengo più. Faccio un esempio su tutte. 4-5 anni fa c'era una lezione in questo corso a un certo punto di su le piattaforme digitali collaterali alla fruizione televisiva, perché c'è stato un momento, ma non era 20 anni fa, era 5-6 anni fa, in cui sembrava che lo stato dell'arte, dell'interazione della pubblica, eccetera eccetera, fosse l'applicazione proprietaria del programma. Cioè che tu scaricavi dall'app store del tuo cellulare l'applicazione di quel programma che ti permetteva di fare alcune cose legate a quel programma. Se poi capito dopo poco tempo che basta Twitter, basta Facebook, un po' Instagram, cioè, non so, che basta quello che già c'è, che è diffuso, quella lezione lì non c'è più. Scusa se la interrompo, sì. Ci sono così tante piattaforme di streaming che in realtà c'è ancora più frammentazione e magari, cioè, visto che ci sono così tante piattaforme ed è vero che i costi sono bassi, però c'è sempre quell'ostacolo di devo fare l'account e non mi ricordo la password. Cioè, magari anche quello potrebbe favorire la pirateria. Infatti proprio anche oggi è notizia di oggi che, vabbè, si parla di mondo sportivo, però comunque rientrano in queste logiche. Amazon Prime ha acquistato parte della Champions League. Cioè, esatto, quindi c'è, cioè, proprio per far capire che comunque sta avvenendo una vera e propria frammentazione nelle varie piattaforme. Magari questo può essere un bene per il consumatore, perché può decidere di cosa usufruire, però allo stesso tempo si trova magari spesso a trovare dei compromessi per avere tutto, insomma, cioè pagare tanti abbonamenti per servizi diversi. Allora, ho seguito di recente una tesi molto interessante al biennio che trattava, perché poi le tesi qualche volta sono anche occasione anche per i prof di approfondire dei temi che magari non erano necessari immediatamente sul radar, che indagava il principio fondamentale mai messo in discussione per molto tempo del fatto che più c'è scelta meglio è. Siamo sicuri di questo? Non è che l'overload di scelta in realtà ci mette un po' nei guai? È vero che avendo a disposizione meno cataloghi e cataloghi meno ampi, magari potremmo non trovare quello che ci serve, ma anche per trovare quello che ci serve dobbiamo trovare quello che ci serve, cioè dobbiamo sapere dove cercarlo. L'esempio che si fa più spesso è: mettiamo che a voi piace James Bond,
come fate a sapere qual è la piattaforma che vi darà James Bond, che ha in questo momento i diritti di James Bond o che li avrà fra un po'? Ci sono delle applicazioni, io suggerisco a tutti Just Watch. Just Watch. Che tu, esatto, che uno scrive e ti dice dove cosa. Però allo stesso tempo, non basta, perché poi in realtà fra Prime, Disney, Amazon, Netflix e magari anche Sky, che poi tiene i contenuti di HBO nei mercati italiani, tedeschi. Per ora, ma va che Sky è tosta, vediamo, let's see. Ecco che, cioè, che effettivamente i costi si gonfiano un po', e non c'è, o meglio è difficile identificare un criterio esatto per la selezione di queste piattaforme, perché a parte Disney, che un po' per il brand, un po' per i sottobrand che ha, è chiaro, i Marvel stanno lì, Mickey Mouse sta lì, Star Wars sta lì, il che significa che Star Wars it means Disney e Disney means Star Wars. Però gli altri non è che abbiano questo, ecco, per cui sì, è un tema. Su come fare a risolvere questo problema in un mondo in cui non si può chiedere, non si può neanche immaginare lontanamente a queste piattaforme di offrire dei contenuti, meno contenuti televisivi, meno contenuti, meno serie TV, di diminuire il catalogo, perché perderebbero la battaglia concorrenziale, verrebbero sbalzati subito fuori. Insomma, c'è da sopravvivere. E dico sopravvivere perché viviamo in un mondo molto veloce, come ci siamo detti, e non è detto che in futuro le cose non cambino. Ecco. Insomma, Netflix ha qualche problemino di bilancio. Ultimamente, sicuramente. E degli IP assets, intellectual property assets, molto interessanti, per cui se io fossi Amazon, Disney, la Apple che ogni volta che mettono, che ha un rapporto difficile col principio televisivo, e che invece hanno della liquidità o comunque possono trovarla, ecco, ma io sarei interessato a comprare la library, magari l'algoritmo, ovvero in altre parole a mangiarmi Netflix. A proposito di questa continuo aggiornamento dei contenuti, però nello stesso tempo acquisizione, come ha detto lei, di asset, come per esempio Disney, che ha comprato prima Lucasfilm, poi ha comprato Marvel, adesso ha comprato 20 Fox, e vabbè, non si rischia, soprattutto in questi casi, di avere lo stesso tipo di prodotto con nomi diversi? Cioè, per fare un esempio molto pratico, a me piacciono per esempio i film dei supereroi, e se io mi mettessi a vedere i film dei supereroi o le serie, che perché ne usciranno adesso, Disney le ha annunciate la settimana scorsa, ne usciranno a valangate, non rischiano di essere tutte uguali per un appiattimento proprio della qualità del contenuto? Quindi hai un gran numero di nomi diversi, ma che poi alla fine, quando le vai a vedere, sono la stessa cosa. Cioè è questo il mio timore. Nel momento in cui si vanno a creare questi conglomerati di diritti tutti nelle mani della stessa persona, mi viene in mente Disney perché è l'esempio più lampante, si rischia, a mio parere, di perdere in creatività, di conformarsi ad una linea piatta che va bene, va sempre bene, molto, molto poco spesso va male, perché Marvel va molto poco spesso male, e poi non ci si evolve, non si hanno più contenuti come, non lo so, True Detective o come film. Diciamo che hai fatto un esempio molto specifico, che è quello di Disney. Perché Disney è allo stesso tempo un brand e un modo di fare le cose. Tutti i brand sono allo stesso tempo un marchio e un modo di fare le cose. Ma in particolare Disney. Perché è evidente che i film Marvel prodotti sotto l'influenza Disney rispettano i criteri Disney, cioè ogni tot minuti un sorriso, e quindi è evidente che Batman di Nolan in un ambiente così non sarebbe potuto nascere. E questo è vero, cioè il fatto che Disney tenda a disneyzzare un po' tutto è allo stesso tempo un marchio di garanzia, perché poi se Disney lo fa è perché è così che si qualifica come affidabile. Voi immaginate un genitore che, non solo un genitore che acquista l'abbonamento
e mette davanti i propri figli, davanti ai contenuti Disney, il genitore è assolutamente sicuro che quello che il bimbo vedrà sarà super safe e divertente. Ma anche, in realtà, per quelli come me e te, a cui piace il Marvel Cinematic Universe, i supereroi, perché 9 su 10 il prossimo film ci piacerà più o meno super giù come ci sono piaciuti quelli precedenti. Detto questo, innovare i linguaggi, innovare i generi forse è un po' più difficile. Dico forse perché, parlando sempre di Marvel Cinematic Universe, io attendo con ansia il prossimo Doctor Strange. Doctor Strange, per chi non lo sapesse, è uno dei supereroi, è un mago, è Benedict Cumberbatch. Il suo primo film, dai toni un po' cupi, però tendenzialmente era comunque un film Marvel, pare che il seguito viri molto di più sull'horror. All'horror. Un horror made in Disney è interessante. Vediamo anche quanto la linea editoriale Disney, in questo caso stiamo parlando di Disney, si potrà strecciare, anche perché lì dentro ci sono fior di professionisti per davvero. Cioè, quella è... Ma sempre rimanendo su questo filone, il fatto di conformarsi ad un prodotto che alla fine della fiera possa andare bene a tutti, non rischia di ostracizzare alcune persone che non si conformano a dei canoni precisi? Le faccio un altro esempio molto chiaro, che probabilmente conoscono tutti. James Gunn ha diretto i primi due Guardiani della Galassia e a detta di tutti ha fatto due capolavori, perché sono due film, uno più bello dell'altro. È stato licenziato da un giorno all'altro per dei tweet che aveva fatto anni e anni prima, perché lui anni e anni prima faceva un'altra cosa, faceva film horror a basso costo e quindi era tutto un altro genere. Cosa ha fatto la sua controparte? DC lo ha preso e lo ha messo a girare Suicide Squad, e sarà un altro successo clamoroso perché è già scritto. E come questo esempio ce ne sono tanti, perché c'è l'esempio di Kevin Spacey scusami, in questi tweet Gunn cosa scriveva? Io non me la ricordo, mi ricordo, cioè, il fatto ma non lo specifico. Erano tweet molto provocatori all'epoca, in cui scriveva semplicemente cose che andavano contro la morale comune del tempo, ma si parla di 2005, 2004 però amici miei, gli showrunner, i registi, gli sceneggiatori, gli attori, cioè, per loro il privato è pubblico ed è inutile che ci si sorprenda. Quindi ognuno è, come dire, è libero di gestire questa propria libertà, prendendosene però anche le dovute responsabilità. Cioè, io non sono particolarmente toccato dalla questione di Gunn e nemmeno dalla questione di Kevin Spacey. Cioè, non rischia magari di rovinare serie come è stato House of Cards, che era una serie strepitosa, però poi dopo, quando è andato via Kevin Spacey, fondamentalmente poi c'è anche da discriminare, nella misura in cui, per quanto ne so, Kevin Spacey ha commesso reato, which is a thing. Gunn, per quanto ne so, ha espresso delle posizioni provocatorie, magari poco condivise, ma in realtà non ne so molto di più di quanto mi hai appena detto. No, ma neanche io, in realtà. E per Kevin Spacey la situazione è grave. Cioè, io chiedo scusa anche su questo, non sono informato sulla vicenda giudiziaria di Kevin Spacey, ma se è colpevole, è colpevole, punto e stop. House of Cards è un di cui, House of Cards, poi su House of Cards c'è tutto un discorso da fare, che si può fare se vogliamo, però... sono personaggi pubblici, ma anche se non lo fossero, anche se non fossero personaggi, un reato è un reato. Non so come dire. Però sembra che ci sia una visione diversa tra la cultura europea e la cultura americana da questo punto di vista, nel senso che la cultura americana ultimamente sembra stia cercando sempre di più il politicamente corretto, e lo si vede anche dalle premiazioni che vengono fatte negli ultimi anni, e lo si vede anche proprio dalle serie TV che vengono prodotte, cioè serie TV che hanno sempre determinate figure
che devono sempre ricorrere, ad esempio la persona di colore, la persona omosessuale, cioè ci devono sempre essere determinate figure ormai praticamente in ogni serie, sempre per uniformare proprio tutte le serie TV e che siano fondamentalmente politicamente corrette. Però secondo me in alcuni casi questo va anche un po' a sprezzo del contenuto, perché viene un po', sai, rovinato. Non è mai il cosa, è il come. Allora, non so se avete letto oggi giorno della registrazione, 18 dicembre, sul Corriere c'era un pezzettino di Gramellini in cui lui raccontava che gli era arrivata una vignetta per Natale che ha girato a alcuni suoi amici, e buona parte dei quali, per un motivo o per l'altro, anche per motivi molto diversi, si sentivano offesi da questa vignetta. Allora lui, secondo me, dice una cosa molto vera, ne dice due in realtà. Io inverto l'ordine di come lo diceva lui. La prima è che effettivamente bisogna trovare una dimensione, ok, a politically correct, che però non è una dimensione, che la dimensione non è ignorarlo, la dimensione è gestirlo. La dimensione è fare in modo di non risultare problematico per nessuna cultura. E per cultura intendo cultura di paesi, di gruppi di persone, di singoli. Ok. Detto questo, perché lui stesso per primo si stupiva, lui aveva trovato questa vignetta soltanto divertente, per cui tutto sommato invitava i suoi amici che avevano osservato questa cosa a sorridere comunque della vignetta, in qualche modo era quella l'intenzione. Però allo stesso tempo lui dice preferisco vivere in un mondo molto politically correct che in un mondo in cui che in un mondo che no del tutto. Cioè, fra i due estremi io preferisco vivere in un mondo molto politically correct. E io personalmente, ma questa è una posizione personalissima, mi trovo in grande accordo con lui. Gli estremi non vanno mai bene, anche perché più sono estremi, più perdono anche definizione nell'obiettivo loro primario. Però allo stesso tempo, se proprio devo scegliere, anch'io preferisco un mondo molto politically correct. C'è molto lavoro da fare di comprensione di una complessità. Perché scrivere una battuta, oppure anche immaginare un cast di una serie TV, di un film, in cui tutte le culture sono rappresentate, anche quella è una versione semplicistica. È facile soddisfare così, certo. È anche una versione semplicistica, rappresentare, cioè formare i cast delle serie TV e dei film, come invece per anni si sono fatti. Cioè fondamentalmente monoetnici, monoculturali, monoreligiosi, anche quella. Sì, però secondo me ciò che intendeva dire Riccardo, o forse cioè, è solo la mia opinione, sì, è che c'è una differenza tra cercare persone di colore per raggiungere una quota e scrivere personaggi che sono complessi, perché molto spesso alla fine ti ritrovi con personaggi che sono stereotipi e sono sempre uguali, nonostante ci sia rappresentazione visiva, non ce n'è davvero una di carattere, diciamo. No, più che altro perché cioè, alla fine vai molto spesso, cioè questa è una generalizzazione, alla fine ti ritrovi con le stesse persone. E ci sono i tropes e diventa molto simile. Non so se mi sono spiegata chiaramente. No, io ho capito, però sì, cioè non basta. No, cioè va bene il politically correct, però non basta. Cioè no, se tu pensi come casting director che prendi le persone di colore che sembrano, oppure persone un po' più diverse, e tu pensi di aver fatto la tua parte, cioè
non è vero, cioè non basta quello. No, su questo, no, su questo non c'è neanche dubbio, ben inteso, no, non c'è nessun dubbio. Lì il senso è che... E che però non è neanche immediato che un cast multiculturale sia necessariamente, debba essere necessariamente appiattito. Cioè, stiamo trattando in 10 minuti una roba che è complessissima. E però invito me stesso innanzitutto e poi tutti in questa video call a dare la giusta relazione alle cose. Perché poi è vero che tante volte accade che il multiculturalismo porta a un appiattimento dei caratteri, tante altre volte no. Allora questo ci dice che non è il cosa, è il come lo fai. No, sicuramente in alcuni casi questa è stata una riforma positiva, anzi molto positiva. Magari in alcuni, a mio modo di vedere, ha un po' rovinato il contenuto, come ho detto, anche perché magari a volte riduce un po' la creatività proprio di colui che sta portando avanti il prodotto e lo vuole appunto esporre. Però alla fine sì, sono opinioni anche un po' personali da questo punto di vista. Non c'è dubbio. Dovremmo confrontarci su casi speciali, ma poi... C'è un caso molto interessante, che è quello di Modern Family, non so se lo conoscete, è una sitcom, ora è presente su Netflix. C'è una famiglia moderna, come dice il titolo. C'è un papà, che ormai ha una certa età, che è sposato con una donna molto più giovane, di origine colombiana. Quindi già una coppia con un gap generazionale e interrazziale. Poi questo papà ha avuto 2 figli. Una, Claire, è sposata con Phil e hanno 3 figli ed è la famiglia, diciamo, ortodossa. L'altro, il fratello di Claire, figlio dello stesso padre, Mitch, gay, sposato con Cam. E peraltro adottano una bambina vietnamita, se non sbaglio. Allora, Modern Family è un caso emblematico di tutto questo. Veramente del principio di agenzia che viene dato allo spettatore nella comprensione del testo e di polisemia, cioè di più di un significato che gli autori, gli showrunner ci mettono dentro per qualche volta consciamente, qualche volta inconsciamente, ma insomma per permettere a tutti di giocare la partita della comprensione del prodotto, perché a seconda delle persone a cui lo chiedi c'è gente che ti dice che Modern Family è una sitcom assolutamente progressista. Perché ci sono questi nuclei familiari così diversi, così che 50 anni fa non c'erano, perfetto. Per molti altri è assolutamente conservatrice, perché è vero che c'è la famiglia ortodossa e che c'è anche la famiglia col gap generazionale e interrazziale, quell'altra coppia LGBTQ+, con la figlia adottata vietnamita, però alla fine le due coppie meno ortodosse, diciamo che per un momento così, quella col gap generazionale interrazziale, quell'altra LGBTQ+, a tutti gli effetti si comportano come la famiglia ortodossa e poi anche in realtà giocano sugli stessi stereotipi di cui è piena la realtà vera in cui noi ci muoviamo. E però questi due tipi di interpretazioni, cioè quelli che dicono no, sitcom progressista perché dà voce a delle composizioni familiari altrimenti che non hanno rappresentazione, e quelli che dicono no, in realtà le normalizza tutte, che è quello che ci stiamo dicendo, cioè le appiattisce tutte su un modello standard, hanno entrambi ragione. Non c'è dubbio, una delle cose belle della televisione che... della televisione, della pop culture in generale, che lascia un ampio margine di interpretazione a chi la fruisce. A proposito di serie televisive, che ne stiamo parlando, come ultima domanda volevamo chiederle qual è la sua serie preferita. Grazie per la domanda, così chiudiamo anche il riferimento a House of Cards. Dunque, la mia serie preferita è The West Wing. Serie scritta da Aaron Sorkin, premio Nobel per Social Network e per Moneyball, prima dei premi Nobel,
premio Oscar. Prima dei premi Oscar nel 1999 comincia a scrivere The West Wing, fino la serie va in onda fino al 2007, lui scrive di suo pugno tutti gli episodi fino alla quarta stagione. Racconta della complessità della vita politica a Washington con una particolare attenzione allo staff del presidente della Casa Bianca. In Italia la conosciamo poco perché è arrivata, credo, su Rete 4 con un doppiaggio difficile. Difficile anche perché la scrittura di Aaron Sorkin, per chi lo conosce, è una scrittura molto veloce, molto musicale, ed effettivamente tradurre quella musicalità e anche passare dall'inglese all'italiano, che a tempi diversi, stando però nello stesso tempo di labiale, è complicato. Ecco, quella è la mia serie di video. La trovo di una che racconta, rappresenta per davvero la complessità della politica, in questo caso statunitense, in una maniera in realtà molto precisa, cioè non semplifica un po' ovviamente, ma non troppo, e anche molto interessante e molto divertente. Per questo, tornando ad House of Cards, una volta che voi avete guardato The West Wing, House of Cards sono i Teletubbies, perché se voi andate a vedere House of Cards per davvero, House of Cards non dice nulla di più di quello che Shakespeare abbia detto e scritto mille volte. Lì dentro c'è Re Lear, Riccardo III e un paio di altre cose. Cioè sono una... E poi è un political drama per il set. Però in realtà, ed è vero anche che ogni tanto intersecano, come dire, sono tutte, Frank Underwood fa tutte manovre politiche, fa passare leggi e diventa presidente degli Stati Uniti, bravissimo. Spoiler. Spoiler. E però allo stesso tempo... Me la metto così. La politica viene trattata in The West Wing? Anzi, la politica in The West Wing sta alla politica in House of Cards come un programma di cucina che ti insegna una ricetta sta a Masterchef. Io lo sapevo che l'avrebbe detto. È vero. Ne ero convinto. Avevo capito il riferimento. Ti devi chiedere, ti piacciono i talent show? Vai su Masterchef. Ti piace cucinare? Impara la ricetta nuova, poi ti piacerà anche Masterchef, va bene. Però, ecco, e Masterchef è un programma di cucina, però non si raccontano ricette, non si commenta per lo più l'impiattamento e la cottura. Bravissimi, però in realtà è un talent show, ecco. Sì. Diciamo che forse in House of Cards la politica fa da sfondo, sì, ai veri due personaggi che sono Frank e Claire. Non c'è dubbio. Che la storia è su di loro. Ma gli fa anche benissimo, perché poi io sono sicuro, House of Cards è un po' caduto in disgrazia nell'immaginario collettivo per via di Kevin Spacey, però io sono sicuro che rivederlo fra 20 anni sarà comunque godibilissimo, perché ancora è Shakespeare. The West Wing, che invece è molto più radicato, anche in un periodo particolare della politica e della società statunitense, a cavallo fra gli anni 90, che hanno visto la presidenza di Bill Clinton con questo progresso economico molto forte, gli anni 2000 che essenzialmente cominciano con l'11 settembre. West Wing è invecchiato peggio di come invecchierà House of Cards. Sono io il primo a riconoscerlo. Ormai. Gliele dice di guardarla subito, sennò... per questo, no, ma è già invecchiato, è già un reperto, perché per questo, perché c'è un rapporto molto stretto fra The West Wing, è proprio una serie televisiva, è proprio TV vera, nel senso che ha un rapporto molto stretto col tempo storico. Questo non significa che il presidente nella serie, che era un ottimo Martin Sheen, che interpretava il presidente Bartlett fosse Clinton, non è questo, è però che in quella serie si respirava un mood che è culturale, che è storico, che è sociale, che è politico, che è anche economico, che ovviamente si evolve nelle 7 stagioni, perché ricordiamolo, comincia negli anni 90, gli Happy Go Lucky 90s, e poi continua negli anni 2000, che cominciano con 11 settembre, quindi tempi anche molto difficili economicamente, socialmente, eccetera, eccetera, politicamente pure. Quindi si evolve The West Wing con... Però se uno lo guarda adesso, sapendo, cioè tenendo sotto mano la data di messa in onda dei singoli episodi, ci vede un collegamento fra il singolo episodio e quello che più o meno in quei tempi stava succedendo. House of Cards, in realtà, non a caso citiamo Shakespeare, è eterno. È eterno. Tipo, House of Cards, gli episodi erano usciti tutti insieme, vero? Tra l'altro... E forse questo, per quello
Sì, beh, ma su qua si potrebbe aprire un altro temone, ma Netflix mettendo online tutta la stagione in un solo momento, in realtà significa che la produce come fosse un film. Cioè la televisione, le serie TV normali si producono, si scrivono adesso, si girano fra una settimana, si montano quella dopo e fra un mese sono in onda, masso meno. Game of Thrones per via degli effetti speciali a tempi diversi, però tendenzialmente da qua a un mese e mezzo va in onda. Questo ti permette di reagire all'attualità molto velocemente. Le principali serie televisive, dopo l'11 settembre, hanno subito reagito con una puntata speciale. Non dico la settimana stessa e neanche quella dopo, ma... Ecco, per House of Cards è difficile reagire all'attualità. E infatti, prima di House of Cards, prima ancora dello scandalo sessuale di Kevin Spacey, non è... Cioè, prima ancora di quello, è stata la presidenza di Trump. Perché... Penso che si sia esperito tutti. Tutti siamo stati fan di House of Cards. Poi quando hanno eletto Trump, Frank Underwood ci è sembrato veramente un pirletta. E il problema è che i produttori di House of Cards non avevano tempo per reagire, non dico istantaneamente, ma in tempi di reagire. Devono aspettare un altro anno, che poi nel frattempo si è complicato con lo scandalo. Ma credetemi, House of Cards, la chiusura di House of Cards non è cominciata con lo scandalo terribile di Kevin Spacey, è cominciata con l'elezione di Trump. È lì che House of Cards ha cominciato a diventare un po' meno interessante. La ringraziamo, grazie, professore, davvero, grazie per questa chiacchierata. Sono stati veramente 45-40 minuti veramente interessanti, soprattutto anche per i diversi spunti che ci ha dato. Molto divertito, è stato un piacere rincontrarvi con Sara, per quanto riguarda Sara, e conoscervi, Riccardo e Giovanni Brescacin. Chiudo sì. Un'ultima curiosità, volevamo chiederle cosa sono quei poster sulle Olimpiadi dietro di lei. Io sono non seguo lo sport, con una sola eccezione, che sono le Olimpiadi, che però per deformazione in realtà, poi ho capito che a me piace la storia. Allora, le Olimpiadi in realtà mi piacciono sì come manifestazione sportiva, ma anche perché segnano sempre no? Sono un bookmark, sono un segnalibro nella storia dell'ultimo secolo e mezzo. E allora ne ho alcuni, ho alcune locandine di Olimpiadi. Los Angeles 80, Mosca 80, Los Angeles 84, che sono state le Olimpiadi della Guerra Fredda. Gli statunitensi boicottarono le Olimpiadi russe e i russi boicottarono. Quando lo vedete, ma c'è Barcellona 92, per mia passione personale è stata la prima Olimpiade che ricordo da bimbo, diciamo. Lì davanti a me c'è Roma 60, che ha raccontato il boom economico, che ha rilanciato l'Italia sul panorama internazionale dopo gli anni terribili del fascismo, della guerra e poi difficili della ricostruzione. E poco più in su c'è Monaco 72, che fu un estato dall'attacco terroristico ripreso dalle telecamere, insomma, ecco, basta, non ne ho altri. Va bene, la ringraziamo. Molto grazie a voi. Interessante. Buone cose. Altrettanto, e grazie per averci seguito, a chi c'era, e noi ci vediamo nella prossima puntata.